Integrare ed includere attraverso le molte forme espressive artistiche e i diversi spazi della cultura. Sono state molteplici le modalità attraverso le quali il progetto Arte, portato avanti dal 2021 nel Tiguglio dalla cooperativa Il Sentiero di Arianna, ha coinvolto i 169 partecipanti, facendo vivere loro un cammino di integrazione e di relazione. Una piccola replica dei laboratori è stata riproposta per tutti nel corso della giornata conclusiva del progetto all'ex convento dell'Annunziata di Sesto Levante. La diversità che si esprime e diventa ricchezza. Dalla pittura alla musica, dalla fotografia al teatro, dalla scultura al cinema, tutti hanno potuto trovare modi e spazi per esprimersi, vivendo nel contempo esperienze di comunità e di Ho condivisione. partecipato al corso di pittura con carta ed è stato veramente bello per me, una novità interessantissimo. Per me, però, la passione più importante oggi posso dire che è quella di fare il laboratorio di cinema. Perché noi sordi siamo parte abituati a lottare per ottenere i nostri diritti, poi perché siamo molto bravi nell'espressività. Quello che mi piace dei laboratori fatti qua è gli educatori si mettono tantissimo in gioco e accettano di giocare. Siamo tutti allo stesso livello e anch'io spessissimo mi metto in gioco insieme agli altri e in molte occasioni faccio anche delle brutte figure. Tra le varie arti coinvolte c'è stata anche la musica, anche questo ha dato molto ai ragazzi. Sì, la loro risposta è stata molto buona, c'è stato molto entusiasmo, hanno partecipato tutti molto volentieri e le attività sono state diversificate perché abbiamo potuto suonare strumenti, ascoltare le loro canzoni. Qua vediamo il risultato finale, il prodotto finale di questo percorso, però ce n'è anche uno invisibile che però portano dentro le persone. Che cosa ha lasciato? Ma io credo e spero che il prodotto più importante sia stato un percorso verso l'autonomia e un percorso di autostima. Quindi abbiamo anche indotto la possibilità di trovare dei percorsi personali, oltre a quelli collettivi, che hanno fatto sì che fossimo un gruppo e che condividessimo dei linguaggi, dei temi, delle modalità espressive. Abbiamo anche cercato sempre di favorire l'individualità e quindi la scoperta di un linguaggio personale.